Domenico Scaparato. Buonasera, io mi faccio coinvolgere con piacere dall'amico Franco Candido e porto la mia testimonianza. La mia testimonianza sia come parente dell'autrice con cui condivido i ricordi e le lettere di mio zio Camillo, il padre. Ma io sono qui stasera non per dirvi le cose più intime che le voglio tenere per me, ma per sottolineare una questione sociale ed economica. Abbiamo sentito raccontare da Franco di una lettera in cui lo zio faceva la proposta alla sua consorte di eventualmente di comprare un terreno a Serramarina. Ebbene, abbiamo sentito dire che dal bilancio non ne usciva granché per sfamare la famiglia, 200.000 lire, non si campava nemmeno 6 mesi, da quello che abbiamo detto. Ecco, io mi sento di dire che io personalmente rappresento, voglio portare la testimonianza di voler recuperare questa possibilità di prendere questo testimone, quindi di testimoniare la possibilità di lavorare la terra e di fare attività e di fare reddito anche, cosa che non era possibile all'epoca. Anche oggi è diventato difficile tirare un reddito dall'agricoltura, però se si riesce a impostare bene le cose, si riesce a produrre in modo diverso, non mirando sulla quantità, ma mirando sulla qualità, le cose possono quadrare. E quindi io sono qui a testimoniare e a dire che bisogna trovare il proprio tesoro, il tesoro di cui parlava lo zio nel suo sogno, il tesoro che sta sotto la chiesa madre, in un certo posto, in un certo angolo. Figurativamente, ognuno di noi deve trovare un tesoro e farne tesoro, cioè trovare le radici per farne tesoro per un proprio avvenire. Vi saluto.